Ciao ragazzi, bentornati su una Pixel Channel. Siamo qui per girare la puntata 3 di come ti costruisco un recinto elettrico per la protezione dei cinghiali nelle nocciole. Ma che vale per la costruzione di qualunque tipo di recinto elettrico, per qualsiasi cosa, che sia l'orto o quale che sia la funzione a voi più congeniale. Ora, prima di farvi vedere come l'ho costruito, c'è un passo fondamentale da fare prima di costruire il nostro recinto, e cioè determinare qual è la quantità di materiale che dobbiamo ordinare. Il metodo più semplice per farlo è quello di misurare il pezzo, ma visto che la tecnologia è andata avanti, è inutile andare sul campo con la rotella. Adesso, ora, se dovete fare un orto 100 metri per 20, i conti sono presto fatti. Ma se abbiamo un pezzo con molte curve, molte risieghe, eccetera, eccetera, misurare il perimetro diventa un po' più complicato, e se dobbiamo fare tanti pezzi di terra, dobbiamo ordinare tanto materiale, è meglio che sia giusto. Quindi la cosa migliore per fare è andare sul computer. Quindi andiamo sul computer, siamo qui sul nostro computer, e lo strumento che dobbiamo usare è semplicemente Google Earth, ma non quello che aprite col browser, Google Earth Pro, che è quello che ci consente di fare tutte le misurazioni. Quindi lo scaricate da Google, non vi faccio vedere questo passo, tanto io uso Linux e voi probabilmente no. Dopodiché andiamo sul computer e non ci resta che aprirlo. Eccolo qua, Google Earth Pro. Ok, ora non ci resta che posizionarsi dove dobbiamo andare, nel mio caso al mio paese. Poi non capisco perché, dopo che lo localizza, deve andare in mezzo all'oceano. Allora, quindi ingrandiamo fino a raggiungere la posizione desiderata, proprio qui in mezzo a nulla dove abito io. Ok, e prendiamo i nostri pezzi di terra, nello specifico, che sono questi qui. Quindi quello che ci interessa è avere il perimetro. In questo caso andiamo a cliccare sul righello. Sul righello normalmente ci fa una linea, prendiamo il poligono, in questo caso ci darà sia l'area che il perimetro, e procediamo con la misurazione. Andando a cliccare su tutti i punti, e in questo caso abbiamo il nostro pezzo. Vediamo, 6800 metri per 351 metri di perimetro. Sempre questo pezzo, c'è poi quest'altro pezzo, e da questo punto a questo punto ho fatto una linea di trasporto mettendo un isolatore più alto nel palo. In questo caso, se vogliamo misurare questa porzione, prendiamo solamente il percorso, che funziona direttamente così, e in questo caso ora andava bene anche la linea, essendo rettilineo, altrimenti si possono fare anche le curve. E abbiamo 42 metri. Dopodiché facciamo un altro poligono, in questo caso il secondo pezzo, procediamo con la misura. Vedete che i pezzi sono tutti storti, tutti scomodi, con la rotella ci voleva sicuramente del tempo, ma così è molto più pratico. 281 metri di perimetro, quindi perimetro più perimetro per i giri del filo. Sul perimetro andremo a dividere anche tutti i pali e tutori in ferro, se ne li mettiamo, eccetera, eccetera, così avremo una lista. Una quantificazione completa del materiale da ordinare. Detto questo, non ci resta che vedere come recinto l'abbiamo costruito. Quindi non ci resta che andare sul posto per vedere le specifiche. Bene ragazzi, eccoci qui nella nostra postazione del recinto elettrico, dove potremmo andare a illustrare quali sono le caratteristiche principali. Dunque, innanzitutto abbiamo messo il nostro elettrificatore Gemi Elettronica, la versione più potente per il collegamento batteria con integrazione di pannelli solari. 10.000 volt, batteria è a parte ovviamente, alimentazione con i pannelli solari, nell'ingresso pannelli solari, e con la batteria ingresso nel jack della batteria, il che garantisce una certa continuità di esercizio, diciamo così. Ora, per far sì che l'impianto sia efficace contro i cinghiali, è fondamentale che la corrente venga ben trasportata. Nello specifico, in questo pezzo
Abbiamo un perimetro importante, è circa un ettaro e mezzo, non sono tanto grossi i pezzi, ma ci sono un mucchio di zigzag, il che fa aumentare il perimetro. Il lotto è diviso in due pezzi e per far sì di utilizzare un unico elettrificatore, abbiamo fatto una linea di trasporto, sempre con il nostro impulso elettrificato, da recinto 1 a recinto 2. Come si può vedere qui abbiamo fatto tutto da manuale, abbiamo i nostri tre picchetti dimessi a terra a 3 metri di distanza l'uno dall'altro, non sono proprio i picchetti standard, ho usato sempre le bacchette zincate che ho usato per il recinto perché era comodo usare quello, ma sono comunque funzionali. L'importante nel recinto elettrico è sempre che la parte dove la terra viene conficcata al suolo sia sempre umida e in caso di periodo secco piuttosto bisogna venire a bagnare i picchetti.